un gruppo di volontari vincenziani, un gruppo che è nato 5 anni fa durante la Giornata Mondiale dei Poveri. Abbiamo organizzato proprio qui a Leoniano una mensa, sono venuti circa 60 persone senza dimora. Avevamo visto che nel nostro territorio c'erano tante persone che la notte appunto dormono in strada, in particolare nella zona di Piazza San Pietro. E quindi questo gruppo di persone che quel giorno, la Giornata Mondiale dei Poveri, ha partecipato al servizio, la mensa, in questa giornata di condivisione, abbiamo pensato che quell'esperienza non potesse rimanere soltanto un esperimento, cioè una cosa fatta un giorno, ma doveva espandersi, doveva diventare qualcosa d'altro. E quindi abbiamo iniziato a conoscere alcuni volontari che si occupano di fare un servizio in strada, di avvicinamento, di aiuto alle persone senza dimora proprio in strada. E quindi ci siamo collegati con queste persone che già a Roma fanno questo servizio, la comunità di Sant'Egidio, la San Vincenzo stessa, altri gruppi romani che si occupano di persone senza dimora. E abbiamo visto che proprio il giorno di domenica in San Pietro non andava nessuno. E quindi ci siamo proposti e abbiamo iniziato questo servizio già ai primi mesi del 2018. Ed è stato molto interessante, soprattutto nel periodo cosiddetto del lockdown, quando Roma era chiusa e in effetti nessuno pensava che c'erano persone che vivevano dell'elemosina, dell'aiuto dell'altro, e quindi questi morivano di fame, letteralmente. Io ricordo la prima domenica di lockdown quando portammo da mangiare con tutti i permessi perché non si poteva uscire, si sa. E noi avevamo portato le solite cose, soltanto che erano molti di più perché alcuni gruppi, forse intimoriti del fatto che non si potesse uscire, avevano chiuso e quindi molti si erano riversati su Piazza San Pietro e noi non siamo riusciti a dare tutto, come dire, a tutti qualcosa. E quindi quando siamo andati via ricordo che questa gente ci rincorreva perché aveva fame. È stata la prima volta che ho sentito proprio fame a Roma. Andare lì significa tessere un poco la rete e cercare di non farli trascinare, di non farli cadere, ma sorreggerli per quello che si può. Ecco, e questo è il nostro intento e lo si fa sia per questo, ma soprattutto perché vedo anche nei volontari una certa passione per il povero, per i poveri. E credo che questa sia quella che il carisma vincenziano ci ha consegnato. La passione di Vincenzo De Paoli continua anche nella nostra passione, nella passione dei volontari. E questo credo che sia il dono che Dio ci ha lasciati, che Vincenzo De Paoli ci ha insegnato.